Questo servizio è arrivato lo scorso anno e questa è una seconda edizione, arriva a valle di tutto il periodo pandemico, perché ci siamo resi conto che c'era veramente un bisogno reale nelle nostre cittadine, nei nostri cittadini, di prendersi cura anche della relazione umana e della salute mentale. Era una necessità a cui abbiamo voluto dare una risposta insieme a altre risposte. L'amministrazione comunale ha messo in campo a 360 gradi proprio per rispondere ai bisogni emergenti che derivavano dal periodo legato alla pandemia, perché c'erano delle fragilità di carattere sociale ed economico a cui abbiamo cercato di dare risposta con i contributi straordinari di sostegno al reddito per le famiglie del nostro territorio che erano in difficoltà, ma c'era anche bisogno di risettarsi sulla salute mentale, perché il periodo della pandemia era stato lungo e difficoltoso, anche e soprattutto per i più giovani. Proprio quest'anno ampliamo il servizio dello psicologo on the road proprio alla scuola superiore, all'Istituto Vasari, perché anche i ragazzi che hanno subito le chiusure, che hanno subito limitazioni alla loro libertà per lunghi periodi di tempo, probabilmente hanno bisogno di un supporto, un sostegno nel ricostruire corrette relazioni tra sé, e questo è alla base poi di prevenire anche quei fenomeni che leggiamo purtroppo nella cronaca nera, come per esempio i femminicidi. La relazione corretta e non tossica tra le persone è alla base per prevenire anche questi fenomeni, e si lavora in prevenzione piuttosto che successivamente a quando si verificano fatti come un Vale. femminicidio. Ritorniamo anzi a Figline incisa con grande gioia perché abbiamo avuto dalla popolazione dei riscontri molto validi lo scorso anno con circa 300 presenze, quindi 300 persone diverse che hanno fatto i colloqui previsti, qualcuno anziché 5 ne ha fatti 3 perché non c'erano più possibilità di trovare spazio, per cui quest'anno con più energie e con più risorse cercheremo di affrontare al meglio le richieste della popolazione. La sinergia con il comune di Figline Incisa Valdarno e con lo psicologo on the road è fondamentale per il nostro istituto perché abbiamo constatato come a fianco di un investimento estremamente elevato sulle strutture, sul rinnovamento della scuola, sulla dotazione di nuovi laboratori per un importo di diversi milioni di euro, fosse necessario un servizio e un'azione diretta a prevenire quello che è il disagio scolastico, quello che porta gli studenti delle fasce più deboli, ma non solo, anche gli studenti che aspirano all'eccellenza, talvolta ad avere bisogno di un'assistenza e di un supporto dedicato. Quindi questa offerta è stata da noi accolta con molto entusiasmo perché ci consente finalmente di offrire un servizio a tutto tondo incentrato sullo studente, sulla persona, con i suoi bisogni formativi, ma anche con i suoi bisogni psicologici, affettivi, di ascolto.